Ma che bel matrimonio, ragazzi! La carne marizzata, il veglio australiano con l'osso grande grande! È una meravigliosa bottiglia di vino rosso che, in teoria, stando a quanto vuole la vulgata comune, dovrebbero essere sempre abbinati insieme. Ma, cara mia bottiglia di vino rosso, oggi te ne vai! Perché, ragazzi, oggi noi la carne rossa marizzata, succulenta, quella buona, sapete con che cosa ce la spariamo? Ce la spariamo con 4 bottiglie di vino bianco, perché a me piace demolire i luoghi comuni e questa storia che il vino rosso va con la carne rossa e che la carne rossa si può mangiare solo abbinandola al vino rosso deve finire, quindi oggi la smantelliamo. Se siete tradizionalisti vi do un consiglio, continuate a seguire questo video, se invece siete curiosi e sperimentatori, beh, o dovete seguire doppio, ve lo dovete rivedere 2 volte, va bene? Oggi ovviamente in questo viaggio per demolire l'abbinamento vino rosso carne rossa mi accompagna chi? La mia amica Francesca, diversami ancora, andiamo! Con i quali abbineremo la nostra carne rossa sono questi 4 bianchi scelti da Francesca. Io sinceramente non ne conosco nemmeno uno, ma non sarò solo io a decidere se questi vini possono andare con questa bistecca meravigliosa, perché sono venuti a trovarci 4 fan di Bracini ancora, eccoli qua. Siete in tantissimi che ogni volta mi chiedete: Michele, come posso fare a partecipare ai tuoi video? Ragazzi, dovete seguirci su Instagram Braciami Ancora trattino official e Versami Ancora. Noi le convocazioni per i nostri eventi li facciamo solo lì. Ho già chiacchierato abbastanza, ragazzi, c'ho fame, c'ho sete e sono curioso di vedere se questa carne si riesce ad abbinare al vino bianco. Andiamo! Wow, ragazzi, un bel manzo che arriva direttamente dalla Norvegia. Deve essere finito di tagliare? Francesca, dai una mano? A tagli te? Dai, così vi presento Francesca, se non l'avete ancora conosciuta, la mia amica di Brava, diversami ancora, che ha una competenza pazzesca nei vini. Provo, eh? Vai, vai, più forte. Dopo questa posso far tutto. Dai, dai, direi che è forte, no? Ah, Francesca, dai, non vai malaccio, bravo. Complimenti, per essere la prima volta. Se dai, non... Ragazzi, ci mangeremo questi 2 bistecconi per un totale di... Quanto pesano? Vediamo un po'. 2,8. Sono 2,8 kg di carne. Ragazzi, 2,8 kg di carne bastano. Mi soddisfo o poi andate in giro a parlare male di me? Siamo sicuri? Ok, perfetto, vai. Per cuocere quelle bistecche ci vogliono 15-20 minuti, quindi nel frattempo mi faccio spiegare da Francesca i vini bianchi con i quali abbineremo il bisteccone. Però sti ragazzi, io dico che bisogna portargli un entrée, una bella tartarina che adesso Leonardo ci prepara. Vai, andiamo, dai! Vabbè ragazzi, ma non se le meritano ste meraviglie, guarda che tartarine, sembra un'opera d'arte. Lena, com'è? Dimmi un po', dimmi un po'. Porcini trifolati, spuma di zucca e rigatino. Spuma di zucca e rigatino, mamma mia ragazzi. Allora Michele, finalmente hai accettato questa mia sfida, sono molto contenta perché basta con questi vini rossi sempre sulla carne, sì, solo vini rossi. Ragazzi, è vero, è vero, ha ragione Francesca, ha ragione Francesca, mi ha fatto due da capoccia così sul fatto che io eccedevo nell'abbinamento vino rosso carne, sono un po' tradizionalista, però vedi, io poi mi lancio, cioè vado, getto il cuore. Vai. Oltre il vino rosso. E io sono molto felice e quindi oggi facciamo questo test anche grazie ai 4 amici di Braciami Ancora e vi farò bere 4 vini che dal mio punto di vista vanno molto bene con la carne. Allora partiamo da un verdicchio di Colle Onorato, siamo a Jesi, poi passiamo a un Trebbiano, andiamo in Abruzzo, Torre dei Beati, Loreto Frutino, dopodiché non so se questo qua qualcuno se lo ricorda, questo è un Timorasso, vino che se chiudiamo gli occhi sembra quasi un vino rosso. E chiudiamo invece con Cipressi, 7 vigne, la Falanghina, 14 gradi e mezzo. Io vi dico, a guardarli in faccia, quei 4 e il tavernello se sarebbero meritati, ma tu vuoi sempre eccedere, li vuoi deliziare e coccolare, loro fra un po' si mangiano delle tartarine. C'è un vino abbinato... Come sono fatte queste tartarine? La una c'ha i funghi di porcini e un altro c'ha una spuma e un bacon sopra. Fritto? No, 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 non è fritto. Non lo so se è fritto. È fritto? Ah, Leonardo, è fritto? Sì, ciao cuore. Leonardo!
facciamo chiarezza però, ragazzi. A casa mia questa è pancetta. E qua si chiama rigatino. Qui si chiama rigatino. Tecnicamente Leonardo oggi mi ha fatto scoprire il rigatino. Grazie Leonardo, come al solito preciso e puntuale. Qua ci abbiamo la carne. Spuma di zucca, quindi, che è dolce. Poi ci abbiamo il bacon che è fritto, quindi c'è un'altra nota dolce, grassa, però non c'è la parte affumicata. Quindi potrebbe anche essere facile. Qua ci abbiamo carne, quindi la tartare sempre di manzo, e ci abbiamo i funghi porcini. Beh, sono due vini diversi, ma che fanno? Uno mangia questo e uno quell'altro? Si azzezzeranno, con Leonardo così ha deciso e noi seguiamo le indicazioni di Leonardo. Vabbè, mi maschera allora. Secondo Francesca, la tartarina col fungo porcino dovrei abbinarla a questo verdicchio. Effettivamente, ragazzi, ci sta. Però visto che io sono curioso, la voglio abbinare pure con la valanghina del Molise. No? No, e deriva un altro boccone. E devo fare un altro boccone. Niente, non ho imparato niente ancora. Un boccone, c'hai ragione. Mastico, buona, 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 buona. Poi non ci ha messo neanche un filo di sale, perfetto. Damogli le falanghine del Molise. È vero, c'hai ragione, la gobe. Questa gli ha la molla sui vini, brava Francesco. Io pensavo fossero tutte stronzate quelle che dite voi altri sommelier, invece no. Oh, c'hai ragione. Macello, però, macello, raga, macello, rischio, macello. Se invertite la palanghina con i funghi lo vai, copre. Facciamoci questa, va? Vai. Ci sei? Vado? Allora, piamo un pezzo di spuma, un pezzo di guanciale, un pezzo di carne. Com'è che si chiamava questo? Chiamiamolo guanciale, pancetta, pancetta. Pancetta, pancetta. Mastica, mastica bene, eh. Manda ovunque il cibo. Falanghina del Molise? 10 prezzi. 10 prezzi. Ci sta? Diavola! Fammi sentire. Brava. Andiamo. Senti il bacon quanto è persistente. Se invece con questa col bacon io ci mangio, ci bevo il verdicchio marchigiano, non riesce a pulire la bocca. No, è vero, sì, è troppo. È vero, ce la fa. Bravissima, brava Francesca. Che c'hanno anche mediamente, le vedo abbastanza grassottelle, ci berremo un Trebbiano d'Abruzzo e un bel Timorasso di Ezio Poggio. E dov'è quest'altro? Piemonte. Piemonte contro Abruzzo? Piemonte contro Abruzzo, vediamo chi vince. Mo tu dirai sicuramente Abruzzo. No, non dico niente, non dico niente. Io dico solo che voglio mangiare tu bistecche, quello dico, le voglio abbinare con sti vini. E voglio vedere se ci azzecchi pure sto giro. Ma te faccio assaggiare alla cieca. Alla cieca? Eh certo, non ti dico che vai. Vabbè, vabbè, alla cieca. Vado ad aprire le bottiglie. Vai, va. Ciao. Talmente tanta comunque che è uscita dal piatto. Te con quella faccia non te la meriti tutta questa cara. Tu strabiliante. Con quella faccia se merita un supplì. A ribollita toscana. E un arrosticino perché siamo buoni. Questo è per te. Uno e due. Grazie. Buon appetito ragazzi. Ti propongo un bel Trebbiano d'Abruzzo, siamo a Loreto Brutino, Torre dei Beati, e un archetipo di Morasso e Ezio Poggio in Piemonte. Abruzzo Piemonte, Abruzzo Piemonte, Abruzzo Piemonte, Abruzzo Piemonte. Chi vincerà in questa sfida di bianchi da abbinare alla carne rossa? Che ragazzi, abbiamo trovato una bistecca che viene dalla Norvegia. Dalla Norvegia, ma chi ve la dà la carne dalla Norvegia? Razza di carne va dato Leonardo, qualcosa di inarrivabile proprio. Mamma mia ragazzi, è bombastica davvero. Io qua vado.
Vediamo come regge il vino abruzzese. Michele. Comunque, sta storia vino abruzzese o carne norvegese, non so perché a me mi fa ridere. Cioè, mi sto bevendo un bicchiere di vino bianco con una carne rossa pazzesca, con un grassetto strepitoso. Oh, no, no. È giusto che voi sappiate. Guardate che si sta mangiando. Effetto di pollo. Francesca, mi dai questi dispiaceri. Fra, dimmi. Il vino abruzzese con la carne norvegese è sua, oh. Lo dicono tutti. Abruzzo e Norvegia c'è un gemellaggio. Ragazzi, ci sta. E adesso invece proviamo. Pezzo di pane. Per pulire la bocca. Timorasso. Oh, ma scappati di casa, datemi un altro pezzo. Guarda che l'osso è buono. Un altro pezzo, stavolta sempre la norvegese col Piemonte, mentre quella si mangia il petto di pollo. Beh, ho preso il nervo. Questo è il Piemonte. Mortacci, che combo! Mortacci, quanto è buono! Piemonte, per me ha vinto il Piemonte. Piemonte? Abbinamento, ha vinto il Piemonte, però sentiamo sti quattro che ne pensano. Wow, veramente. È un abbinamento che fa sì che il vino bianco aiuti molto a pulire la bocca, quindi il gusto della carne, il sentore della carne fa sì che si sente molto di più. Norvegia-Piemonte solo andata. Buonissimo. Ragazzi, non ci sono parole per descrivere. No, descrivi, che ci servono le parole. Beh, tu descrivi omaggio, dai. Un'esperienza unica, soprattutto con la nostra sommelier, che ha abbinato un vino, anzi, quattro tipi di vino, ottimi, mai assaggiato una carne rossa così buona. Quindi si può fare, sfatiamo questo vino. Il vino bianco si può fare, sì, c'è sta il gemellaggio. Mai provato, il vino bianco è plausibile vicino alla carne rossa. Cioè, il vino bianco è come tengo una bella donna, sembra strano, ma in realtà si può fare, giusto? Mazza, non esiste, c'ho la battuta, ce l'ho in canna, devo sparare ogni tanto. Ma ha vinto il Piemonte? Ha vinto il Piemonte. Assolutamente. 4-0 il Piemonte? No, 3-1. 3-1, 3-1. 3-1, a te ti è piaciuto più il Trebbiano? Trebbiano su questo, sì. Dai. Io non ho capito, ma erano vuoti i bicchieri, quindi va bene. Mortacci, quanto è buona sta carne. Come sta a riprendere? E dilla Matteo, mi ha ripreso a tradimento. Amici di Braccio Mancura, questo video si conclude qui. È stato un video bellissimo. In pratica, perché uno, abbiamo assaggiato questa carne norvegese che non avevo mai assaggiato ed è molto 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 buona, la trovate qui al Beef Bazaar a Roma. Due, perché abbiamo demolito un falso mito, ovvero sia quel falso mito che non vuole che con la carne rossa ci si possa abbinare il vino bianco, grazie a Francesca Riversami Ancora, che ci ha selezionato quattro vini bianchi, due per la tartara, due per il maxi bisteccone norvegese. Che dire, mi ha soddisfatto tutto quanto. Mortacci, quanto è buona, ci sta tutto, lo ridico decore. Credo di avervi detto tutto. Seguite Versami Ancora, grazie ai nostri amici che ci hanno venuto, seguiteci su Instagram. Un abbraccio e che la braccia sia con voi. Ciao! Mortacci, quanto è